questo congresso ha voluto mettere il paziente al centro della sperimentazione clinica ed è giustissimo, la ricerca si fa per i pazienti, però bisogna che i pazienti siano in grado di capire quello che stanno facendo e se quello a cui si prestano come partecipanti sia veramente fatto per l'interesse suo o se invece non è fatto per altri tipi di interesse. Da questo punto di vista si possono avere dei sospetti, perché non vi è dubbio che quando si impiega in uno studio clinico controllato il placebo invece di usare il miglior farmaco disponibile, se esiste un farmaco naturalmente per quella patologia, è chiaro che stiamo facendo qualcosa per mettere in evidenza il valore del nuovo farmaco, ma non per stabilire se è meglio di ciò che già esiste. Però tutto questo passa inosservato in qualche modo e non è presente nell'informazione che si dà al paziente, perché in questo caso nel consenso informato che il paziente legge non si dovrebbe scrivere lei sarà sottoposto al placebo o al nuovo farmaco per questo tipo di patologia, ma si dovrebbe scrivere noi la sottoponiamo al placebo per nostre esigenze e le sottraiamo invece un farmaco che potrebbe essere utile per la sua salute. Così quando si fanno studi di non inferiorità è lo stesso tipo di problema, dovremmo spiegarglielo, e se gli spiegassimo che facciamo uno studio per vedere se un farmaco è peggio di un altro, ci sarebbero pochi che aderirebbero a partecipare a questo. Dico questo perché è lì dove si vede in realtà l'interesse del paziente, è quando la sperimentazione clinica risponde a un'etica molto rigorosa attraverso una metodologia che sia veramente rivolta all'interesse del paziente, nel qual caso è facile anche spiegare ed è facile anche che il paziente capisca di che cosa parliamo. Molti dei problemi sono a monte, per esempio uno dei problemi sta nella legislazione europea a cui noi siamo sottoposti, perché se anche qui dove è l'interesse del paziente quando la legislazione dice che un farmaco viene approvato sulla base di tre caratteristiche, qualità, efficacia, sicurezza, qualità importantissime, però se abbiamo solo qualità, sicurezza, efficacia non sappiamo come si colloca quel farmaco nell'ambito di tutti i farmaci già esistenti, quindi in questo caso la legislazione aiuta gli interessi di chi mette in commercio i farmaci, ma non aiuta l'interesse dei pazienti. Come li potrebbe aiutare? Se dicessimo qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto, vorrebbe dire che i nuovi farmaci devono essere meglio di quelli che già esistono, e se ci fosse questo cambiamento della legislazione allora faremmo l'interesse. Quando si dice facciamo gioco di squadra, beh, il gioco di squadra lo dovremmo fare sulle cose importanti.